Ok. Salve. C'è una bottiglia qua, la tolgo, scusami, ma. Non vedo. Ciao. L'ultima Firenze. L'ultima Firenze, sì. Magari si vabbè, certo, ma. Ma volevamo sicuramente fare una partita con un bel risultato, però c'è da dire che comunque la squadra si è impegnata molto, ha corso, ha lottato, partita gagliarda, partita sul piano delle motivazioni, è chiaro, loro ne avevano tantissime, noi siamo stati alla pari, e questo già non è facile scontare così scontato, no? Nel finale di campionato volevamo fare vincere la partita, fare il risultato e vincere. Sul piano dell'atteggiamento difensivo la squadra è stata quasi perfetta perché non ha concesso quasi nulla, però purtroppo nella prima parte abbiamo sbagliato nelle uscite, abbiamo sbagliato tecnicamente dei fraseggi, delle giocate che ci avrebbero permesso di essere ancora più pericolosi, cosa che avevamo fatto molto bene con la Juventus e con la Lazio. E magari sicuramente per noi è una terza partita in una settimana con un giorno in meno rispetto al Napoli di recupero, quindi a livello diciamo psicofisico, a livello di brillantezza qualcosa è venuto meno rispetto alle altre partite, questo è indubbio. Era una terza partita in una settimana molto impegnativa, dopo Lazio-Cagliari è arrivata questa, dove ci sarebbe voluta ancora un po' più di energia, no? E lucidità per poterla affrontare con più qualità, con più possibilità poi di andare a sviluppare e a costruire quelle azioni che sarebbero state pericolose per il Napoli. Non ci siamo riusciti, ma anche nel secondo tempo stavamo tenendo bene, avevamo fatto invece lì, stavamo sbagliando un po' meno, poi dopo c'è stato questo calcio d'angolo, questo rigore che ovviamente ha messo la partita su binari un po' più complicati, no? Perché poi è chiaro che abbiamo dovuto forzare ancora, e anche se poi il secondo gol è arrivato su un autogol e quindi c'è il rammarico perché c'è stato anche un pizzico di sfortuna negli episodi singoli e in questo senso c'è il rammarico, volevamo fare un bel risultato, ce la siamo giocata fino in fondo, la squadra ha tenuto sul piano della combattività, dell'atteggiamento, della testa dentro la partita, avrei voluto anche forzare ancora di più, no? Magari cambiare qualcosa, però avevo capito che la squadra dietro stava facendo anche tanta fatica a livello energetico e scoprirsi ulteriormente avrebbe voluto prestare il fianco, no? Ancora di più alla squadra avversaria che aveva giocatori veloci, rapidi, svelti, aveva inserito Lozano, Mertens, aveva Osimhen davanti, cioè giocatori con molta grande velocità, Insigne, e avremmo prestato il fianco e avremmo ovviamente rischiato qualcosa ovviamente che non meritavano i ragazzi, e quindi è andata così, peccato ripeto per l'episodio del rigore, un po' così, che c'è stata una caduta un po' troppo, no? Plateale rispetto alla trattenuta da come ho visto, magari poteva essere valutata un attimino diversamente, però è andata così, ce ne dispiace, però l'atteggiamento, lo spirito, la voglia di fare, di combattere, di onorare fino in fondo il campionato, questo la squadra l'ha messo, quindi non posso rimproverare nulla. Prima di fare un passo avanti ne facciamo uno indietro. Ieri il saluto della Fiorentina, momenti anche toccanti, momenti che sì. Si porterà dentro per tanto. Sì, sicuramente, ieri è stata una giornata anche un po' sul piano del pathos di un certo tipo, perché quando abbiamo fatto la riunione tecnica al centro sportivo, dove si è sviluppata, si è preparata la partita sotto l'aspetto con il video, con le analisi, sia nella fase difensiva che offensiva, e dopo la fine di questa riunione è entrato il presidente, sono entrati i dirigenti, lo staff medico, lo staff dei magazzinieri, tutto il gruppo di lavoro, no? Sono entrati dentro la stanza per fare il presidente. Voleva fare dei saluti e poi dopo alla fine insomma è stato bello il gesto della squadra, di tutto il gruppo, regalare una maglia con su scritto grazie Beppe, con tutte le firme di tutti, che porterò sempre con grande orgoglio, questa dimostrazione con un applauso lunghissimo durato 5 minuti in piedi tutti quanti, questo la dice lunga su quello che è. A mio avviso ancora di più su quelle che erano le paure, le tensioni che a un certo punto quando sono tornato è
erano dentro, dentro il nostro ambiente lavorativo, e la paura, la tensione ti fa fare brutti scherzi. Guardiamo altre squadre che fino in fondo stanno lottando, campionati particolari dove con il Covid, gli allenamenti, le situazioni, le preparazioni svolte, tutto un po' particolare, no? Queste due annate sono state, ma averla rimediata, averla portata a casa a 3 partite dalla fine in breve tempo, questo è stato un grande lavoro, una grande impresa. Ringrazio i ragazzi, ringrazio i collaboratori, lo staff medico, lo staff magazzinieri, tutti quanti, perché questo gesto di ieri fa capire quanta preoccupazione c'era, e mi ha commosso molto, perché sono felice di avergli dato una mano, di aver cercato di portare con il mio lavoro quello spirito, quell'atteggiamento, quella mentalità, nello stesso tempo aver cambiato presto la testa, averla girata, e ovviamente oltre che al lavoro tattico, che ci ha permesso di fare belle partite e di portare a casa un risultato non per nulla scontato. Un'ultima battuta, si dice sì. Che il futuro della Fiorentina potrebbe incrociare il futuro di Rino Gattuso. Che Fiorentina li lascerebbe, e visto il vostro rapporto cosa ne pensa? Ma non so, questo spetta alla società ovviamente, io non posso dire queste cose. Rino sta facendo un ottimo lavoro a Napoli, una squadra che già era arrivata seconda con Sarri, con Maurizio Sarri, poi sono stati arrivati ulteriori altri giocatori, vedi Osimhen, Lozano, Politano, Fabian Ruiz, si sono aggiunti altri 6-7 ragazzi che hanno portato ancora più qualità all'interno di un gruppo, la rosa ancora più ampia nelle alternative, quindi sicuramente sta facendo un grande lavoro. Poi quello che sceglierà, cosa deciderà la società, ancora non lo so, ecco, questo non posso dirlo, però sicuramente a chiunque arriverà. Che Fiorentina lascia? Ma no, c'è un gruppo di ragazzi molto seri, molto professionali, molto anche tanti attaccati alla maglia, l'hanno dimostrato fino in fondo. Magari in qualche partita purtroppo non sono riusciti quest'anno a sviluppare, perché i cambi, i ricambi, questo ha portato un po' di ovviamente scombussolamento, magari probabilmente, perché poi se non c'è stato non ci sono stati dei risultati che si attendevano, probabilmente sono state una serie di cose, no? Che ha fatto sì che prima io, poi Cesare, magari non aver potuto continuare a dare continuità, o l'avevo io o l'aveva Cesare, questo avrebbe portato sicuramente magari qualcosina in più, anche perché vediamo altre squadre che quando possono lavorare con continuità nel tempo poi hanno anche dei miglioramenti costanti, no? E quindi possono lavorarci sopra e perfezionare, no? Nella cura del particolare, nella cura delle due fasi di gioco, e andare poi di conseguenza a prendere i risultati. Le programmazioni sono queste, quindi non posso far altro che augurare alla Fiorentina, alla quale sono legato, sono ai tifosi, alla città, a Firenze, e questo non lo toglierà mai nessuno, di trovare un percorso giusto. Grazie.